Stati Uniti il mercato immobiliare dà ancora segni di crisi profonda, mentre l'inflazione si conferma a un livello inferiore alle aspettative degli economisti. Gli investitori leggono il modesto aumento dei prezzi al consumo come una giustificazione della politica monetaria della Federal Reserve. Chiudono in rialzo intanto gli indici azionari europei. In collegamento con Wall Street c'è Marco Bonelli. Marco è responsabile delle relazioni estere della CL King & Associates. Ciao Marco. Ciao Luciano. Un rimbalzo di sollievo quello di oggi? In Europa gli investitori sembrano guardare molto vicino alle promesse di battaglia per la Banca Centrale Europea che indirettamente potrebbe appunto dare fondi alle banche irlandesi, e in America invece si guarda ai dati economici per trovare un ragionevole risultato o magari appunto anche una giustificazione della politica monetaria della Federal Reserve. Ma direi che il quadro è piuttosto contraddittorio. Ieri certamente abbiamo avuto una pessima giornata, e allora di fronte a un scenario globale, politico-economico non troppo chiaro, e soprattutto dopo un rialzo così prolungato, mi sembra logico che il mercato prenda respiro e i traders prendano qualche profitto anche in anticipazione della prossima settimana, dove si celebrerà la festa del tacchino. La festa del tacchino è quello di solito porta euforia sul mercato. Sì, normalmente c'è una forte, statisticamente il mercato tende ad avere qualche giorno di rialzo in prossimità di Thanksgiving, e il cosiddetto Thanksgiving Rally. Intanto le società edilizie in America hanno iniziato a costruire un numero di case inferiori alle aspettative ad ottobre, il settore immobiliare rimane vicino al fondo raggiunto durante la recessione, e questo certo non è stato un buon dato oggi, Marco. Sì, questo non è stato un buon dato, però è stato accompagnato da un dato incoraggiante sulle retail sales, e direi che è interessante anche l'annuncio di Target, uno dei più grossi retailer degli Stati Uniti, che si aspetta una stagione natalizia piuttosto forte. Allora, passiamo anche invece dai prezzi al consumo. I prezzi al consumo in America aumentano pochino, lo 0,2%, tra un po' appunto lì vedremo il scrollare sotto anche i numeri, adesso non ve li do, però quello che sembra accendere il dibattito fra coloro che sono a favore e coloro che invece sono contro la Federal Reserve americana è la differenza tra il dato ufficiale del più 0,2% dei prezzi e il dato invece legato alla rilevazione, diciamo, core, quella depurata dagli elementi più volatili come alimentari e energia, che è cresciuto dello 0,6%. Dunque, chi è a favore della mossa, delle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve, il famoso quantitative easing, vede nella poca inflazione, nello 0,2%, una ragione per dire che la Federal Reserve sta facendo bene, mentre chi guarda al dato core, appunto all'inflazione un po' più alta, dice che da quando la Fed ha iniziato a comprare debito pubblico americano l'inflazione è raddoppiata. Ma dirò che io non sono né a favore né contro l'operato della Fed. Bernanke fa il suo lavoro, che è quello di banchiere centrale. Io modestamente faccio il mio di operatore di mercato, e il mio lavoro consiste nel generare ricchezza, e detto volgarmente nel fare soldi o nel far fare soldi, e di conseguenza lascio ad altri. Ti fidi di quello che fanno, insomma, non credi che quello che viene deciso a livello di politica monetaria poi finisce per avere un impatto proprio sul tuo lavoro? Sì, certo, ha sicuramente un impatto, quello che fa la Federal Reserve sta aiutando tantissimo la borsa, ovviamente pompando così tanta liquidità.
Vorrei però astenermi dal dire se esprimere opinioni, se è una manovra benefica o viceversa. Ecco, su questo mi astengo, faccio l'operatore di borsa, non il filosofo Marco, o l'economista, anche perché paga molto di più a fare l'operatore di borsa piuttosto che il filosofo, il professore. questo signore immagino tutti lo conoscano, si chiama Warren Buffett ed è, tra virgolette, appunto un tuo collega, Marco, sotto alcuni aspetti. E Warren Buffett oggi ha preso una pagina sul New York Times e ha scritto una lettera di ringraziamenti in cui dice così: grazie all'intervento del governo americano nella crisi finanziaria sono stati fermati, sono stati evitati molti fallimenti di aziende, sono stati salvati milioni di posti di lavoro ed è stata riportata la calma. Beh, Beh, ecco, Warren Buffett può permettersi il lusso di un'opinione, certamente perché poche persone sul pianeta hanno generato così tanta ricchezza. Si sa che Warren Buffett è un grande fan dell'amministrazione Obama, e per cui questo mi sembra uno statement ad effetto pro-Obama. E come detto, Mr. Buffett può sicuramente permetterselo. In ogni caso c'è in effetti questa, non so quanto vuoi appunto esporti, ma c'è, soprattutto dopo il risultato delle elezioni, ci sono delle critiche ancora più feroci nei confronti sia dell'amministrazione Obama, sia anche di quello che fa la Federal Reserve. Parlavamo nell'ultimo video, prima di questo, appunto, che gli economisti repubblicani stanno aspramente criticando la politica monetaria della Federal Reserve. Dunque, in effetti, come diciamo, negli Stati Uniti c'è al di fuori, negli Stati Uniti questo dibattito è molto vivace. Sì, è un dibattito fra professori che lo continuano pure. Ripeto, io faccio l'intermediario e i professori continuano a fare i professori. Oh, ecco, intanto stiamo vedendo per l'appunto le borse sbagliate, quelle della mattinata, ma abbiamo visto una maggioranza di segni negativi, quelle asiatiche appunto, ma vediamo che invece in Europa i segni sono tutti positivi, appunto il rimbalzo di sollievo. Il mercato continua a salire, Marco. Sì, certamente io attendo un fine anno molto robusto. Non è stata una grande annata per Wall Street. I guadagni fino a questo momento nell'anno sono piuttosto marginali. Però c'è da notare che la maggior parte dei gestori istituzionali sono sottoinvestiti. E di conseguenza mi aspetto non proprio un panic buying, però una ingente quantità di acquisti da qui alla fine dell'anno, anche perché pare che la stagione festiva sarà una stagione dove i consumatori si faranno positivamente sentire. E beh, quella sarà davvero molto importante, ovviamente la stagione più importante dell'anno per i consumi in America. Lo Standard & Poor's è salito di circa l'8% da inizio dell'anno, siamo a 1180 punti circa, appunto mentre stiamo registrando la borsa americana è ancora in attività. Ieri ha segnato il ribasso peggiore da agosto, dal 19 di agosto. Hai un'idea, Marco, dove potrebbe arrivare lo Standard & Poor's per fine anno? Ma è possibile che chiuderemo tranquillamente sopra il 10%, e se mi vuoi così indurre a una speculazione anche per il 2011, penso che il 2011 sarà un anno molto favorevole per la borsa americana. Dunque, diciamo un 2% dalle posizioni attuali dovremmo comunque essere comodamente sopra i 1200 punti, dici Marco, per fine anno.
direi che anche il 5-6%, non un semplice 2%. Allora, parliamo. Io direi, ecco, da adesso a fine anno dal 5 al 10% di ulteriore rialzo rispetto ai valori attuali. Allora, GameStop che sale del circa 3,9%, vicino ai 4 punti percentuali di incremento, sorpassa i $21, 21,67 circa adesso. È la società che è il maggiore noleggiano video fondamentalmente. Che fanno a GameStop, Marco? Così fanno, ed è la società la più grande negli Stati Uniti. Il Credit Suisse ha migliorato la valutazione sulla società a superiore al mercato dalla precedente neutrale. Il Credit Suisse appunto sottolinea il miglioramento degli utili, delle entrate della società e le prospettive per un flusso di cassa molto forte. Sì, infatti ne avevamo già parlato di GameStop, e grazie di averlo fatto notare. Era una mia raccomandazione a $18, e il titolo adesso è quasi a $22, e come hai detto tu, un retailer videogiochi, anche sì, che è anche presente in Europa, in Inghilterra, e la società è molto molto sottovalutata, e di conseguenza la mia raccomandazione di luglio è ancora valida. Il titolo ha ancora strada da fare, e giovedì pubblicherà gli utili, e dovrebbero essere utili molto forti. Oggi si è accorto di GameStop, una società del calibro di Credit Suisse, First Boston, che ovviamente aiuta il titolo, che è in rialzo di circa il 4-5%. Sì, ecco, c'è da dire che, come ho già rilevato in passato, il mio lavoro sarà focalizzato su società tipo GameStop, e la mia missione sarà quella discover the uncover, cioè società che non siano troppo seguite da analisti di Wall Street, e di conseguenza di farle conoscere agli investitori. Dunque, di scoprire quello che ancora non è stato scoperto, fondamentalmente, è così Marco. E sono normalmente società a piccola capitalizzazione, modesta capitalizzazione, come il resto lo è GameStop, che nell'anno però è in ribasso del 9,61%, e questa è la ragione per cui appunto il grafico era rosso. Marco, sei ancora preoccupato di non essere preoccupato? Sì, lo scenario globale, almeno per la borsa USA, è quasi perfetto, e di conseguenza il mio stato di quasi compiacenza continua. E anche se, come ho rilevato l'ultima volta, è una situazione pericolosa da cercare di evitare. Grazie mille Marco, arrivederci, buon lavoro.